Affari Italiani ritrova e rincontra Carolina Crescentini dopo esserci visti in una diretta streaming molto apprezzata dai nostri lettori, ma oggi siamo a Torino. Ieri sera grande opening della 30ª edizione del Torino Gay and Lesbian Film Festival. Carolina, eri madrina della serata e partiamo da una cosa particolare, che tu hai interpretato gli incipi, dei brani, degli spezzoni da questo libro. È un libro di racconti a tematica omosessuale che viene lanciato, gli autori di questi racconti hanno regalato i loro racconti a questo festival. Esattamente. E da oggi è in vendita. E tu dicevi ieri che questo festival lo hai un po' cercato, sì, perché volevi esserci. Volevo esserci, assolutamente sì, e spero tanto che ricapiti un'altra volta. Per quali motivi? Perché condivido la lotta, perché conosco bene la tematica, perché fa parte come dicevo prima, della vita delle persone che compongono la famiglia che mi sono scelta, e perché bisogna combattere per la libertà dell'individuo, assolutamente. In Italia cosa si sta facendo secondo te di troppo poco, o quali passi vanno fatti, come vedi la situazione del nostro paese sui diritti civili e sull'argomento in generale? C'è stato un momento in cui sembrava che si stesse facendo un passo, 2 mesi dopo si sono rimangiati tutto, ma poi la cosa atroce, ormai non c'è neanche più la scusa che ci siamo sempre coperti dietro la parola Vaticano, no? Quando invece c'è un Papa che è molto più libero come mentalità di molti politici. Noi siamo indietro rispetto a tanti altri paesi, e soprattutto, ma per quale motivo se una coppia, e la decido io da chi è composta questa coppia, per quale motivo io non devo avere gli stessi diritti che hai tu, se poi, parliamoci chiaro, perché poi questo è un paese furbo, tu non mi dai gli stessi diritti però pretendi che ti paghi tutte quelle tasse, allora bellezza, che non va bene così, non funziona. E poi comunque se io sto 30 anni con una persona dello stesso sesso, quello che ti pare, ma la mia compagna, ma per quale motivo io non posso tutelarla anche da un punto di vista legale o da un punto di vista, anche io mi ricordo tanti anni fa, ho avuto una lunga relazione e convivevo, a un certo punto lui finì in ospedale, non mi volevano fare entrare in ospedale. Sì, perché questo accade, accade normalmente, quindi, ed è un fatto. Esatto, ed è un fatto doloroso che porta folle, dietro. Esatto, folle. Esattamente. E sono riuscita, dico la verità, sono riuscita a entrare in quel posto semplicemente perché dentro c'era una persona che mi ha riconosciuto, l'Italia. Io ringrazierò sempre quella persona per avermi fatto entrare, però è del tutto ingiusto. Quindi stessa storia vale per chi non è tutelato da questo paese. Questo paese non può chiedere e non dare niente in cambio, certo. Non funziona così. Certo. E parlando di cinema, questo festival propone molti film di grande, sì, a tematica, ma anche di grande sensibilità, di grande contenuto. Ecco, come vedi questo tipo di cinema che comunque vuole mandare un messaggio e parla di storie diverse dalle altre, uniche perché diverse, come dice il claim? Ma sai che cos'è? Come dicevo prima, che poi la verità, tutti noi magari vedendo un film abbiamo avuto un'illuminazione sulla nostra vita, o la battuta di quel personaggio ci ha permesso di fare una riflessione su un momento che stavamo vivendo o prendere una decisione. A volte può essere un aiuto in qualche modo per dire ok, in questo caso faccio coming out, ok, prendo le redini della mia vita. Ricordiamoci che spesso succede che aprendo il giornale che tu leggi di ragazzi che di fronte alla possibilità di fare il coming out sono spaventati, e c'è chi fa delle scelte drastiche che non ripeto ma che puoi immaginare pur di non affrontare la società. Certo, perché è un paese comunque ancora dove l'omofobia esiste nonostante grandi dichiarazioni. Probabilmente legata alla violenza, ancora a una grande paura personale, forse anche la paura, non so, io penso che ci siano tanti discorsi dietro a questa paura, perché non può essere, altrimenti è dittatura, è fascismo, non è pensabile, è illegale il fascismo, ok? Meno male. Senti, venendo invece a te, quali sono i tuoi lavori in questo momento, cosa stai facendo e che cosa farai nei prossimi mesi? Non lo puoi dire. Stai per fare qualcosa. Beh, almeno diciamo che stai per fare qualcosa, questo già conforta chi ama il cinema, insomma. Stai per fare qualcosa? Io al cinema? Sì, non ti dico niente, non ti dico perché sai qua com'è, no? Oggi è tutto ok, domani salta tutto in aria, quindi bisogna aspettare. Fino a che non metti piede sul set, non si sa quello che succede, però sto per fare qualcosa.
Tu hai lavorato con grandi registi e tuttora lo stai facendo, dimmi che cosa trovi nei registi più capaci che non trovi magari in altri, cioè c'è ancora, lo dicevamo ieri, la capacità del regista di tirar fuori il vero attore? Dipende se hai il coraggio di portare il peso della parola regista, ecco, perché appunto, ci sono questo. Due tipi di registi, cioè il regista che è un direttore d'orchestra che ha la stessa attenzione per gli attori, per la macchina, per la troupe, perché poi la troupe deve essere completamente coinvolta se vuoi che lavori bene, e per la storia è uno che deve avere il controllo assoluto di tutto e dare una grande armonia. E poi c'è il regista che pensa solo alla macchina, soltanto che se pensi solo alla macchina probabilmente farai un carrello favoloso, ma poi al montaggio, dentro a quell'inquadratura che si muove in un modo meraviglioso, la sequenza che si muove in un modo meraviglioso, siamo certi che quella scena l'ha raccontata nel migliore dei modi? Quindi riflettiamo, signori registi di domani, ricordatevi che la macchina presa è importante, ma anche quello che ci mettete dentro. Senti, tu fai uno dei mestieri più belli del mondo, questo è appurato, però che cos'è che ti fa fatica proprio, che non vorresti fare quando devi girare, gli orari, non so? No, guarda, io amo il mio lavoro. Non è, il problema non è questo, perché il set, io lo dico sempre, è una sorta di droga, perché si sta proprio bene sul set. Ecco, ma poi c'è la crisi d'astinenza quando si resta fermi? Sì, sì, sì. Ecco. Certo, ma io se posso non mi fermo mai, o se no comunque sì, ci inventiamo qualcos'altro, o se no quando non giri, se è possibile, via. Allora a questo punto andiamo a guardare il mondo che è enorme, bisogna mettere tante bandierine su tanti paesi. E il problema del mio lavoro non è il set, perché a me non spaventano gli orari, la stanchezza. Qual è l'ultimo viaggio che hai fatto? Dove sei stato, l'ultimo paese che consigli di vedere? In realtà non è stato un gran viaggio, sono stata in Olanda, che non è stato un gran viaggio perché è vicino e c'ero già stata. Volevo fare un viaggio più grande, volevo andare in Messico, ma non ho potuto perché avevo una serie di promozioni e in Messico non è che ci costava una settimana. E quando vai al cinema cosa scegli? Ah, io sono onnivora, io vedo tante cose diverse, sia al cinema che in DVD, perché ho veramente tante DVD. Anche del passato, non solo contemporaneo. Cosa si impara dai grandi attori del passato? Allora, per me i grandi attori del passato hanno tutto qua, perché molti hanno recitato in colonna guida e non saprò mai se la voce è la sua o come la Bosek era doppiata da Monica Vitti, no? E quindi quello è un altro passaggio. Però lo sguardo potrebbe anche parlare in una lingua inventata e comunicherebbe lo stesso. Quindi si riesce davvero a trasferire dallo schermo nel cuore degli spettatori? Secondo me sì, cioè ma anche nella vita è così, è nello sguardo che tutto si racchiude, certo. È nello sguardo che c'è anche la contraddizione, tu stai dicendo una cosa ma il tuo sguardo ne dice un'altra, e quello è l'interessante secondo me, no? Tu sei affascinata dalle persone? Oh. O sei di quelle attrici che rifuggono? No, guarda, io a parte chi mi conosce bene lo sa, ma anche ho scelto di vivere a Roma, nel quartiere più incasinato di Roma, ma perché amo la gente non è semplicemente, ma questa è una questione caratteriale, a prescindere certo. Dal fatto del fare l'attrice. E poi se devo parlare dell'attore, l'attore racconta la vita, se la vita non la vedi e non la vivi, racconti uno stereotipo di vita, no? Benissimo, grazie Carolina, grazie. A presto.